un'attenzione particolare la merita la nuova barra dei sottocomandi, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato il menu tavolozza o il menu laterale. In ogni caso, come vedete, la barra dei comandi è ora indipendente, cioè non va più a sovrapporsi, quindi a toglierci dalla visuale tutti i menu accessibili di Arcline, ma è un elemento separato. Anch'esso può essere posizionato a piacere all'interno dell'interfaccia di lavoro, e la barra dei sottocomandi serve per farmi accedere rispettivamente appunto a dei comandi che sono relazionati al comando principale attivato. Quindi, ad esempio, ho scelto il comando muro. Come vedete, il programma mi propone un muro normale, quindi ce l'ho già attivo, oppure un muro su polyline, ad arco, a spline e tutta una serie di tipologie di murature da poter inserire. Disegnando un muro semplice invece, in questo caso non sono più nella scelta del tipo del muro, ma i sottocomandi che possono servire sono il cambio, per esempio, della linea di riferimento, per non prendere più un lato interno ma quello esterno, o magari la mezzeria. Quindi rispettivamente, in base al comando attivato, cambiano quelli che sono i sottocomandi. Sottocomandi che appunto non vanno più a coprire la vista del menu laterale, ma restano posizionati liberi nello schermo. Appunto, utilizzando il comando muro, ad esempio, come vedete, volessi ora cambiare, andare a prendere una porta, non è necessario come prima dover uscire, ma ho già tutti i comandi accessibili direttamente da qui. E i sottocomandi cambiano in tempo reale, come vedete. I sottocomandi ovviamente spariscono nel momento in cui esco da un comando.